Ciao a tutti, io sono Michele e ho 24 anni. Vengo da Monsan Pietro Morico, un piccolo paesino della provincia di Fermo. Faccio parte dell'associazione di promozione sociale Arci Piceno Fermana, che opera nelle province di Fermo e di Ascoli Piceno. Quest'anno il nostro team dirigente è riuscito a entrare in un importante progetto regionale. Si tratta del progetto Riesco, in cui 14 associazioni operano sul territorio per evitare i fenomeni di esclusione sociale, di precarizzazione e marginalizzazione generati soprattutto da questa emergenza sanitaria legata al coronavirus. Si tratta di un sistema integrato di interventi che non implica una sola direzione come quella che può essere il volontariato o la solidarietà, ma un grandissimo numero di interventi. Per esempio l'Arci Piceno Fermana in questo senso si è mossa in modo parallelo tra problemi legati alla psicologia, quindi psicologici, che le mie colleghe Martina Pallottini e Valentina Virgili hanno trattato ovviamente, e quelli legati agli aspetti magari più sociali ed economici, di cui chiaramente questa serie di video di cui mi occupo andranno a parlare, analizzando dati e cercando di trovare le soluzioni. Parlerò e parleremo di filiere, di cittadinanza, di associazioni del terzo settore, di progetti micro e macro territoriali. È importante per me che questa serie di video sia un momento di dibattito e di discussione. Infatti vi invito caldamente, alla fine di ogni mio video, di lasciare un commento qui sotto con una vostra opinione, con una vostra critica o con qualsiasi domanda che voi abbiate e vogliate farmi. In un'intervista di qualche tempo fa, l'architetto Stefano Veri, parlando della sua idea di città del futuro, ha ideato un piccolo diagramma. Veri è colui che ha creato il Bosco Verticale a Milano, uno dei primi palazzi completamente ecosostenibili in una città. Al centro dell'ipotetica città del futuro ci deve essere, secondo lui, una zona boschiva o comunque un grande parco, con un grande numero di piante. Da questa piazza naturale partono poi delle strade di alberi che escono dal centro del parco. E intorno a questa zona, l'architetto Boeri piazza più borghi, delle piccole città vere e proprie, completamente ecosostenibili, dove ci si sposta solo tramite mobilità elettrica a zero impatto. In ogni borgo prevede una piazza come luogo di aggregazione sociale, prevede servizi fondamentali alla cittadinanza come la scuola, negozi commerciali e ambulatori. In ogni borgo, tra l'altro, ci sono delle specifiche funzioni che riguardano l'intera città nel suo complesso, come lo stadio, il teatro o l'università, permettendo quindi ai cittadini di usufruire del parco non solo come luogo di svago, ma anche e soprattutto come mezzo di comunicazione e passaggio da un borgo all'altro. Detto questo, vi chiederete perché partire proprio da qui? Perché vi faccio questo esempio? Beh, è molto semplice. Quello che mi ha colpito del suo intervento, in questa intervista, è stato l'utilizzo della parola borghi accostato al concetto di città. Infatti, quando ne ho parlato subito, ho avuto una sorta di estraneazione o comunque di fastidio, perché non riuscivo bene a capire come un borgo, di solito posto in un'area rurale del paese o comunque sia circondato da verde, possa essere accostato al concetto di città. E ho capito da quell'intervista e da questi approfondimenti di cui mi sono occupato che nei prossimi anni la tendenza sarà quella di far fare un piccolo passo indietro alle città e farle appunto tornare un insieme di piccoli borghi autosufficienti, per permettere così alla vita dell'uomo nelle città di fare un grande passo in avanti. Antonio De Rossi è uno dei maggiori e illustri professori di architettura in Italia. Lui è il direttore dell'Istituto di Architettura Montana al Politecnico di Torino e in un intervento dice: oggi, di fronte alla trasformazione del quadro complessivo, alla crisi che interessa anche le periferie urbane, ad un paese che attraversa una ristrutturazione di carattere sociale ed economico, c'è la possibilità di riabitare le aree interne, creando lavoro e garantendo accesso ai servizi, attribuendo valore e senso alla marginalità e a ciò che può offrire. Quello che voglio dirvi e che voglio farvi capire è che secondo me le aree interne
attuali possono essere un grandissimo laboratorio sociale, una sorta di grande esperimento per arrivare pronti a quello che Boeri nel suo intervento definisce il nuovo concetto di città. Ci sono da scoprire nuove pratiche e bisogna farlo collegando culturalmente queste nuove pratiche a valori come la cura dell'ambiente, la solidarietà come mezzo di inclusione e la comunità come attiva partecipazione e non passiva accettazione. Soprattutto oggi, dato che questa emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova tutte le nostre abitudini, tutte le nostre certezze, che facevano parte, come ben sappiamo, di una società globalizzata che oramai è diventata obsoleta. Essendo un ragazzo nato e cresciuto in un piccolo borgo, mi sono permesso appunto di sviscerare la situazione delle aree interne del nostro paese e quindi di quelli che d'ora in avanti definirò piccoli comuni. Complessivamente in Italia i piccoli comuni sono 5.500, circa il 70% del totale dei comuni, ed occupano il 54% del nostro territorio nazionale. Si contano circa 10 milioni di residenti, il 17% della popolazione totale. La maggior parte dei piccoli comuni ha una popolazione compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti, mentre i comuni con una popolazione sotto i 1.000 abitanti sono addirittura un terzo del totale. Negli ultimi anni, i piccoli comuni e le aree interne hanno visto una costante perdita di abitanti, circa il 3% all'anno. Partiamo da qui in questo primo video, dalla popolazione e dal concetto di demografia, molto importante, anzi fondamentale, per poter poi capire quali sono i problemi e quindi trovare le soluzioni per i piccoli comuni. Prima di pensare a come importare una popolazione, secondo me i piccoli comuni dovrebbero iniziare a cercare un dialogo con la popolazione presente e quindi cercare di investire tempo e denaro con chi queste aree le vive ogni giorno. Come si fa a non far scappare le persone da un borgo? Beh, i fattori primari sono molto semplici e molto diretti: servizi e lavoro. Se non c'è una possibilità economica o una stabilità economica in un borgo, è normale che le persone, la popolazione, tendono a lasciare questo borgo. Quindi è fondamentale per un piccolo comune poter e riuscire a investire in quelli che sono accessibilità ai servizi e accessibilità al lavoro, soprattutto per i giovani. Eppure, sempre analizzando i dati Istat degli ultimi 20 anni, c'è un trend particolarmente interessante, ovvero la differenza fra i redditi pro capite delle aree interne e quelle delle città italiane non è poi così differente. C'è una lieve differenza, sì, ma non così alta, perché proprio lo Stato e il governo italiano e i vari governi italiani che si sono susseguiti hanno spesso e volentieri investito creando opportunità di lavoro nelle aree interne, sia a livello pubblico, quindi tramite finanziamenti pubblici o allargamento alla platea del lavoro pubblico, e sia tramite privati. Ci sono molte aziende che hanno grandi industrie nelle aree interne. E allora perché il calo demografico è stato così costante in questi anni e non si è mai riusciti a cambiare questo trend? È qui che interviene la strategia nazionale aree interne, definita SNAI. Si tratta di uno strumento del Dipartimento di Programmazione e Coordinamento della Politica Economica, che fa direttamente capo al Presidente del Consiglio e opera appunto nell'ambito delle aree interne, quindi nell'analisi delle stesse e nella risoluzione dei problemi legati a molte aree interne. La strategia si ripropone di creare proprio le cosiddette precondizioni allo sviluppo di beni e servizi nelle aree interne, andando ad operare proprio alle radici del problema. Il loro obiettivo sostanzialmente in questi anni è stato quello di finanziare progetti per specifici territori, e devo dire che in molti casi ci è riuscita molto bene, creando delle bellissime realtà di cui vi porterò anche molti esempi nei prossimi video, e
l'anno scorso, esattamente un anno fa, il presidente del consiglio attualmente in carica, Giuseppe Conte, ha raddoppiato i fondi, passando da 100 a 200 milioni di euro nel finanziamento di progetti legati alla strategia nazionale all'interno. Chiaramente la strategia si occupa di, come hanno pubblicato nel loro ultimo report, di programmazione a lungo termine, cioè i loro progetti hanno un orizzonte temporale di 15-20 anni e quindi molte critiche sono state fatte a questo tipo di approccio, perché chiaramente avere un orizzonte di 15-20 anni presuppone anche la possibilità, insomma, di non avere nulla su cui lavorare, dato il grandissimo problema dello spopolamento dell'area interna. In effetti ci sono alcune eccezioni. Partendo da analisi ben precise delle migrazioni, quindi degli spostamenti delle popolazioni, si può notare come qualche accenno di risalita c'è. Soprattutto in alcuni comuni c'è stato un fenomeno definito di ritorno neorurale, in cui molti giovani, dopo aver acquisito conoscenze tramite lo studio all'università o in accademie specifiche, sono ritornati nei loro comuni di origine, comunque sia si sono spostati nei piccoli comuni delle aree interne per poter applicare le loro conoscenze in ambito specialmente agricolo e quindi investire su questi territori. Chiaramente si tratta di un fenomeno molto piccolo, per ora quasi irrilevante, ma che comunque sia fa ben sperare nell'ottica di un ritorno alle aree interne. Inoltre, a questo punto vorrei sfatare un tabù in cui mi sono imbattuto molto spesso negli ultimi anni, ovvero la convinzione che coloro che ritornano nei piccoli comuni, nelle aree interne, sono spesso e volentieri non italiani, comunque sia persone provenienti al di fuori dell'Italia. Questo non solo non è vero, ma è anche un tema molto importante, perché rispetto a tanti altri paesi europei l'Italia è molto indietro nella modalità di integrazione di queste persone, perché sostanzialmente l'Italia funziona così: molte persone straniere arrivano nei piccoli paesi o nelle piccole comunità, restano qui 2-3 anni e poi si spostano di nuovo. Questo va a danno della comunità, perché non permette la creazione di un progetto a medio-lungo termine insieme a queste persone che evidentemente hanno voglia di mettersi in gioco e lavorare in queste zone. Di conseguenza, questo tipo di migrazione esterna è solamente un danno ai piccoli paesi. E soprattutto ci sono pochissimi comuni, pochissime aree che sono riuscite a sfruttare questo tipo di migrazione. Uno dei più famosi sicuramente è quello, all'esempio, di Riace, dove un sindaco lungimirante ha capito che questo tipo di migrazioni poteva essere un'opportunità sia per le persone che abitavano lì da molti anni, che vivevano ovviamente lo spopolamento, e le persone che avevano voglia di investire tempo e lavoro nel piccolo paese di Riace. Chiaramente sapete tutti le vicende che poi sono arrivate addirittura nelle piattaforme televisive nazionali e che hanno visto un largo spettro di informazioni a proposito di questo paese. Ma quello che vorrei farvi notare invece è Rise Hub. Rise Hub è un'associazione di promozione sociale che opera nel sud-est del Lazio, nella valle del Comino, in cui ci sono circa 18 comuni, e ha creato un progetto molto interessante. Rise Hub, infatti, si tratta di un'associazione che ha messo da una parte i giovani ritornanti nei loro comuni di origine, che avevano studiato all'estero, che avevano studiato in Italia, che avevano delle conoscenze, delle capacità, li hanno messi insieme a un gruppo di rifugiati politici che nella Valle del Comino si era assestata per un periodo di tempo. Infatti Rise Hub è riuscita, tramite questo dibattito e questa collaborazione da parte di rifugiati e giovani, di creare qualcosa di impensabile per una zona così marginale. Ogni anno infatti loro fanno degli eventi ad hoc su temi specifici, dove invitano persone da tutto il mondo a partecipare a questi eventi, e alla fine dell'evento Rise Hub riesce, insieme ai giovani e ai rifugiati, a creare qualcosa di incredibile come lavoro, ovvero
un esempio semplice, hanno fatto un evento culinario in cui sono venuti cuochi da tutto il mondo. E alla fine di questo evento, diciamo, di questo congresso, si è creato un piccolo catering in cui i giovani del posto lavorano e che ora, tuttora, funziona e lavora moltissimo nei 18 comuni della Valle del Comino. Sempre a tema giovani, Rise Hub è riuscito a creare un vero e proprio Young Exchange, ovvero dei viaggi studio dove l'associazione paga vitto e alloggio, e dove moltissimi giovani hanno la possibilità di fare degli scambi culturali di intere settimane con ragazzi di tutta Europa. Questo è un bellissimo esempio di come, secondo me, moltissime associazioni no profit possono aiutare il mondo del lavoro, il mondo reale, il mondo dell'economia a creare e crearsi opportunità. In tutti questi discorsi che ho fatto, in tutti questi dati e esempi che vi ho dato, però secondo me manca qualcosa di molto importante come la parola socialità. Per esempio, la strategia nazionale aree interne non usa mai la parola socialità all'interno dei propri dossier. Secondo me un piccolo comune non è soltanto un puntino su una cartina geografica con numeri e dati scientificamente certi. Un piccolo comune è anche una piazza, è anche un luogo di aggregazione sociale, un luogo in cui avvengono delle relazioni sociali molto importanti per influire, che possono influire nel pensiero delle persone e nella loro volontà a rimanere in quel paese. Le opportunità per un comune di rinascere e di un'area interna non passa soltanto dallo spazio fisico in cui i cittadini possono accedere ad un servizio, ma passa, secondo me, prima di tutto dallo spazio sociale dove possono accedere poi alla conoscenza di un servizio. Quindi vorrei introdurre un concetto che Donato e Colazzi molti anni fa avevano inserito all'interno di un loro libro, e si tratta della parola capitale sociale. Per capitale sociale non si intende una dote o una proprietà delle persone, né di una dotazione della collettività, ma della creazione naturale della rete di relazioni a cui come persone partecipiamo per realizzare un bene che altrimenti non esisterebbe. Le relazioni sono molto importanti perché stimolano le persone a creare qualcosa e interesse all'interno della loro comunità. Le relazioni sociali fra categorie è molto importante, soprattutto a livello orizzontale, ovvero è un esempio, è una soluzione, quella che è stata applicata in alcuni comuni, ovvero la possibilità di mettere in relazione ragazzi di diverse età fra di loro per un fine comune, ovvero quello della scuola. Cioè ragazzi grandi che aiutano ragazzi piccoli nell'affrontare la scuola, la vita di tutti i giorni, l'aggregazione sociale, lo stare in piazza e vivere la socialità. Questa è soltanto una misura semplice che attiverebbe tra l'altro un'importante questione, quella dell'active aging, ovvero un sistema su cui molti stati europei hanno spesso e volentieri dibattuto negli ultimi anni, visto e considerato il calo di aggregazione sociale fra giovani che c'è stato l'ultimo ventennio. Chiaramente quello che voglio farvi capire è che abbiamo bisogno di attività che stimolino la socialità, perché spesso e volentieri in un'epoca così disgregativa, così poco partecipativa, è molto facile per molte persone scavare un tunnel e non uscirne quasi più. Per concludere questo primo video, vorrei sottolineare quanto sia importante rimettere tutto in prospettiva della sfera emotiva dell'uomo. Cioè, rimanere in un piccolo borgo e investire su di esso deve essere prima di tutto, prima dell'economia, prima della sostenibilità ambientale, prima di qualsiasi altra questione, un benessere psicofisico dell'uomo. Rimanere in un piccolo comune, rimanere in un'area interna, deve essere prima di tutto un surplus emotivo per i suoi cittadini. Non è facile come questione, avete notato quanto sia difficile anche solo parlarne di tutto ciò, ma è importante capire che si sta andando verso una situazione in cui il benessere psicofisico dell'uomo viene prima di tutto il resto, prima di una società globalizzata, prima di una società meramente economica.
Nelle Marche i piccoli comuni sono 160 e rappresentano il 70% del totale dei comuni e il 54% del territorio regionale. Come potete osservare da questo grafico, preso dal sito dell'ANCI, proprio le province di Fermo e Ascoli Piceno sono quelle più interessate dal fenomeno dei piccoli borghi. Vi invito anche a notare come il colore arancione di questi comuni indichi una tendenza continuativa allo spopolamento di queste aree. Siamo un territorio frammentato che ha un'emorragia demografica costante. Spesso e volentieri, nella mia provincia, nella provincia di Ascoli e di Fermo, ci sono stati, ci sono fenomeni di campanilismo molto forti, una sorta di chiusura mentale e sociale. Eppure dal resto del mondo non è così. È notizia di poco tempo fa che la famosissima rivista Lonely Planet abbia suggerito le Marche come secondo posto al mondo da visitare, mettendolo praticamente nell'Olimpo dei grandi viaggi. Ma non è soltanto una questione legata al turismo. Se una rivista è così grande, se tantissime persone nel mondo vedono in queste zone delle opportunità, vuol dire che queste opportunità ci sono. E andare alla ricerca dei problemi per poi dibattere delle soluzioni con chi vive questi piccoli borghi e queste aree interne è fondamentale. Io sono convinto che le conoscenze di noi giovani insieme alla cultura degli anziani possono essere veramente un trampolino di lancio per far risalire il trend demografico dei nostri piccoli borghi marchigiani. Per ultima cosa vorrei farmi notare come qui sotto trovate tutte le fonti di tutti i dati che vi ho detto in questo video, che vi ho comunicato, e vorrei farvi notare come nei prossimi giorni verrà attivato uno sportello di consulenza completamente gratuito e pagato chiaramente dal progetto Riesco sui temi social media marketing e marketing territoriale. Se avete qualche domanda, se avete voglia di confrontarmi con me o avere anche una sola piccola consulenza, contattate questa email e vi darò appuntamento nelle ore prestabilite. Al prossimo video.